Carissimi fratelli e sorelle, l'Eucarestia è sempre stata il mistero più profondo e difficile da comprendere rispetto agli altri sacramenti. Infatti, con il battesimo Gesù ci dona la vita nuova, spirituale, interiore ed eterna. Nella confessione è facile capire gli errori che il perdono a Gesù. Con la cresima si conferma la nostra fede e dignità per impegnarsi a lavorare per il Signore. Con l'aiuto del suo è possibile ricevere anche i sacramenti nell'ordine del matrimonio, per servire gli altri e donarsi nella famiglia e nella Chiesa. Tuttavia è difficile comprendere pienamente il sacramento dell'Eucarestia. I santi l'hanno chiamato pane degli angeli, perché è il cibo del cammino verso il cielo, la presenza vera, divina e reale di Gesù, vero cibo spirituale. La Chiesa ci insegna l'Eucarestia è la fonte e il culmine della vita cristiana, perché essa è il punto di inizio e il compimento di ogni nostra azione. Nel mondo si sono verificati tantissimi miracoli eucaristici per rendere credibile la presenza reale di Gesù nel sacramento dell'Eucaristia. Carissimi, scopriamo sempre più questa grande grazia che Gesù ci dona. Apriamo il cuore per credere nella presenza reale di Gesù in tutti i tabernacoli del mondo. Il nostro primo piccolo passo è accogliere Gesù come il nostro vero cibo e vera bevanda. Oggi, se ci viene detto che non andare a messa la domenica è peccato, pensiamo sia esagerato. Se invece ci viene chiesto di stare senza mangiare, senza bere, senza sentire gli amici, diremo che è davvero troppo. La vita fisica e terrena, seppure molto importante, passa. L'uomo però ha soprattutto la vita spirituale che deve curare. Così, se non ci nutriamo spiritualmente con l'Eucarestia, non potremo veramente sentire Gesù con noi, come il nostro vero amico che si dona e ci accompagna. Per cui alla fine si indebolirebbe la nostra interiorità e la nostra stessa vita. Carissimi, ogni domenica abbiamo un incontro speciale con Gesù, per parlargli, per ascoltarlo, per condividere e liberarci dei nostri problemi e per ricaricarci con Lui. Non sottovalutiamo e non rimandiamo l'appuntamento con Gesù. Non troviamo scuse. Gesù è il nostro vero cibo e la nostra vera bevanda della vita. Andiamo a trovarlo, a sentirlo, a riceverlo nell'Eucarestia per nutrire l'anima e testimoniare a tutti, in modo credibile, il suo amore. Il nostro secondo passo è accogliere Gesù nell'Eucarestia come il nostro vero amico e grande abbraccio di Dio. Quanto ci piace avere dei veri amici, quanto ci piace trovare amicizie che durano, quanto ci piace essere abbracciati da loro. Tanto, tantissimo. Ma quanti sono gli amici che ci ingannano e ci tradiscono? Quanti sono gli amici che ci usano per il loro egoismo? Quante amicizie finiscono perché sono sbagliate o false? Quanti amici ci abbandonano lungo la strada della vita? Carissimi, soltanto Gesù è il nostro vero amico fedele. Lui non ci chiede nulla, non ci inganna, non ci usa e non ci abbandona. Lui ci aspetta sempre con un cuore sincero e generoso. La sua amicizia è autentica. Il suo abbraccio sostituisce e restituisce tutti gli abbracci che a volte non abbiamo in famiglia e nella vita. Per crederci, bisogna solo avere l'umiltà e la fiducia di ricevere l'Eucaristia. Provate per credere. Apriamoci dunque, con fede, alla sua amicizia, ricevendo il suo abbraccio nell'Eucaristia. Forza, che aspettiamo ancora? Il nostro terzo piccolo passo è donarsi agli altri con la grazia sacramentale di Gesù. Oggi, come allora, Gesù spezza il pane per noi, per salvarci e donarci la vera vita, quella eterna. L'Eucarestia è davvero il segno del dono totale di Dio al mondo intero, agli uomini di ogni tempo e per ciascuno di noi. In cambio alla nostra fede, Gesù non promette soldi, lusso, potere e divertimenti. Lui si dona gratuitamente e totalmente. Con il suo corpo e il suo sangue. Lui si spezza per salvarci e rinnovare continuamente il nostro cuore. Impariamo da Gesù, carissimi amici. Ogni cosa preziosa ci chiede impegno, scelte e rinunce. Così impariamo a imitare Gesù per essere forti e coraggiosi nelle difficoltà della vita. Carissimi amici, cerchiamo anche noi spezzare ogni giorno il nostro orgoglio, egoismo e vanità. Per moltiplicare la carità, l'amore e la fede, famiglia e ovunque ne siamo. L'Eucaristia è un dono gratuito, immenso, che fa sbocciare il nostro cuore dentro e fuori noi.
la bellezza, giustizia e bontà. L'Eucaristia in una parola ci rende pienamente umani. Se vogliamo costruire una società più umana e giusta, a partire dalle nostre famiglie, ricordiamoci il Corpus Domini e dell'Eucaristia. È semplice, non costa nulla. Buona festa a tutti!